Un altro giorni che ha conquistato la cittadinanza saronnese. La Sicilia, con le sue tradizioni e le sue specialità, ha invaso il centro città. Piatti, costume, musiche, fanfare e persino cavalli tipici della Trinacria. Spazio anche per una mostra pittorica e per la presentazione della nuova indagine del commissario Mezza Salma. Con cannoli, arancini e trombette, orde siciliane hanno invaso la città di Saronno. I sapori e i colori della Sicilia hanno conquistato la città. Forme di pane gigantesche, agrumi, carretti sapientemente decorati e altre specialità hanno rivestito Corso Italia e Piazza Libertà da venerdì a domenica scorsa. Una tre giorni di kermesse che ha immerso i cittadini saronnesi in un'atmosfera insolita, ma che ormai da 6 anni fa compagnia alla popolazione. Diverse bancarelle colorate di giallo-rosso, con il simbolo classico della Trinacria, hanno avvolto odori e fragranze delle specialità culinarie per il centro. Stessi colori per la fanfara dei giudei di San Fratello, che nel weekend ha diffuso il sound inconfondibile dei loro corni tipici, destando l'attenzione dei presenti. I giudei non sono venuti soli, infatti sono stati affiancati dalla banda musicale di Saronno, dal gruppo folk Sicilia Nostra di Garbagnate Milanese. Ma le vere star del fine settimana sono state loro, due cavalli sanfratellani in trasferta, all'inizio un po' spaesati e poi dopo la vestizione ufficiale si sono presi le luci della ribalta, prima sfilando in mezzo alla parata tra tamburi, pifferi e scacciapensieri e poi danzando a ritmo di musica. Lo spettacolo non è stato solo per le strade, ma anche in Villa Gianetti. Innanzitutto con la mostra pittorico-fotografica Saronno e San Fratello nei primi del Novecento, con le opere del siciliano Manasseri e del saronnese Banfi. In questo contesto c'è stata gloria anche per la quarta fatica dello scrittore Antonio Vasselli, che rimette in carreggiata le avventure del commissario Mezza Salma, proprio alle prese con le tradizioni del comune di San Fratello. L'autore è stato omaggiato così. Sala del Bovindo stracolma per la presentazione di un cavallo sanfratellano per il commissario Mezza Salma, alla presenza del sindaco Luciano Porro e del sindaco di San Fratello Francesco Fulia. Una rassegna che ha fatto faville in attesa del gemellaggio ufficiale fra la cittadina di San Fratello e Saronno prossimamente su questi schermi.